È un piacere stare con voi. E mi presento un attimo perché ovviamente è giusto sappiate chi sono. Io sono un analista finanziario che ha lavorato nel mondo finanziario da parecchio tempo, sono 30 anni che lavoro nell'economia. Il problema è che a un certo punto mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava e quindi ho ripensato totalmente la mia vita, tant'è che da una decina d'anni ho fatto un completo, come si chiama ora, downshifting, quindi mi sono messo al servizio di un ideale per riportare questa economia che è totalmente impazzita verso un riequilibrio che porti l'essere umano a tornare al centro dell'interesse dell'economia, cosa che invece oggi noi siamo funzionali all'economia. Tanto è vero che notizia di oggi, mi sembra di aver letto che qualcuno negli Stati Uniti addirittura pensava di istituzionalizzare la vendita di reni per fare soldi, insomma, quindi siamo arrivati proprio a un'assurdità probabilmente completa, dove l'essere umano è solamente un oggetto e questo naturalmente comporta tutta una serie di conseguenze a cascata i cui effetti li vediamo costantemente tutti i giorni. Diversi anni, dal 2005, stiamo lavorando a trovare degli strumenti, parlo di persone che fanno parte del mondo economico e finanziario e anche però gente comune, quindi abbiamo costituito un'associazione e abbiamo lavorato sullo strumento che secondo me poteva essere utile per riportare un pochino in equilibrio determinate questioni. La principale è quella, il concetto è quello di risanare la cellula dell'economia locale per arrivare poi a far collaborare le altre economie locali tra di loro e quindi risanare poi l'intero organismo dell'economia nazionale. Ovviamente lo strumento può essere individuato nel sistema di scambio, quindi attualmente c'è l'euro che ha creato non pochi problemi, permettendo in questa globalizzazione un'emorragia di ricchezza verso multinazionali e quindi il canale della ricchezza e del denaro è come se fosse messo su un piano inclinato dove in fondo ovviamente c'è qualcuno che sono in pochi a raccogliere i frutti di questa ricchezza. Quindi la ridistribuzione avviene solamente in maniera parziale e molto, molto frammentata. Ovviamente lavorando sullo strumento ci siamo imbattuti ovviamente in tante problematiche, per cui sappiamo che in Italia qualsiasi esperienza di moneta locale è stata completamente azzerata dal sistema. C'è stata un'esperienza nel 1999, alla fine degli anni 90, Guardia Grieli dal professor Auriti, il SIMEC, che è stato completamente soppresso da un'azione della Guardia di Finanza e da una conseguente azione giuridica nei confronti del professore. Un'altra esperienza era quella dell'Equaspromonte in Calabria, del parco dell'Equaspromonte, anche questa fu bloccata da una lettera abbastanza cattiva da parte di Banca Italia. Quindi diciamo che le esperienze che all'estero sono, le monete complementari all'estero sono oltre 5.000 gli esempi, quindi ce ne sono tantissime, hanno risollevato anche i sorti di interi paesi, insomma basta pensare all'Argentina con i Patagones, quindi c'è stata proprio un'azione piuttosto importante. In Italia questo non era possibile e allora abbiamo cercato di lavorare con quello che era volgarmente detto lo sconto, quindi quella diminuzione di prezzo che normalmente non viene conteggiata né dal fisco né da chi lo prende in considerazione, da chi lo effettua, ecco questa,
Quindi abbiamo istituzionalizzato questa cosa attraverso, l'abbiamo solamente, non abbiamo fatto altro che farla emergere, attraverso la rappresentazione che è questo, e si chiama SHEC. SHEC è l'acronimo di Solidarietà che cammina. Solidarietà perché? Perché io incasso meno euro e accetto quindi una percentuale del prezzo in SHEC. Questi SHEC ovviamente rappresentano appunto quella parte che io faccio come riduzione di prezzo a, se vi è capitato, quell'amico, perché vi conoscete da tanto tempo, o per solidarietà nei confronti di chi ha necessità. In questo caso questo viene dato come certificazione di quest'atto. Ha un rapporto di 1-1 con l'euro, circola insieme agli euro e ovviamente viene dato gratuitamente alle famiglie, non ha un, non è convertibile in euro e quindi può solamente circolare. La particolarità quindi è che aumenta il potere di acquisto per chi lo riceve e aggancia al territorio anche la restante percentuale di euro, per cui se io non voglio perdere questa percentuale di mancato introito, io devo per forza di cose trovare qualcuno che me li accetti a propria volta e quindi accanto ci aggiungo gli euro che costringo a fare in questo caso un ad attuare un comportamento virtuoso dell'euro che rimane ancorato al territorio e non se ne va ai quattro angoli del mondo come quando io vado a fare la spesa per esempio nella grande distribuzione. La grande distribuzione è un'entità finanziaria che lavora solamente sui margini di profitto tra comprare e vendere e arriva a delle aberrazioni che, anche logiche, perché se andate nei supermercati molte volte vedete i limoni che provengono dal Sudafrica, pere dall'Argentina e altre cose che non hanno un senso logico. Quindi questa economia, ragionando in questi termini, sta aggredendo le risorse planetarie, perché per avere questo tenore di vita non basterebbero le risorse di tre pianeti. Quindi a questo punto noi bisogna rilocalizzare la produzione e il consumo, cosa che è stata da sempre così, e lavorare sul portare fuori dall'economia locale le eccedenze produttive e le eccellenze produttive. Ora, se pensiamo che 10.000 famiglie nella normale spesa mensile in un anno spostano 70 milioni di euro, 10.000 famiglie sono un piccolo quartiere o un piccolo, cioè 50.000 famiglie, 50.000 abitanti, quindi un paese medio, piccolo, 70 milioni di euro, se portate la grande distribuzione escono dal circuito e non ritornano più. Se invece vengono trattenuti sul territorio, questi producono, ogni volta che passano di mano, non 70 ma 70, 140, 210 e così via. Quindi è una moltiplicazione della ricchezza che, se trattenuta sul territorio e fatta circolare, moltiplica il benessere. Quindi abbiamo lavorato su questo attraverso appunto questo escamotage, questo strumento. È uno strumento interessante che è solamente la punta dell'iceberg, perché attraverso questo strumento, che ovviamente abbiamo avuto la gentile attenzione della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, tutte le cose che toccano ovviamente questa moneta di carta, anche questa è carta, quindi ciascuno può fare le proprie considerazioni, no, sul valore intrinseco. Questa è una carta particolare perché ci si indebita per averla. Sì, ma aspetta, però per costruire quella devo prendere la carta Fabriano specificamente. Giustamente, è vero, è vero. Ma l'ha detto proprio a questo.
Comunque diciamo che nell'economia generale la carta è carta, poi c'è carta più costosa, carta meno costosa, ma sempre carta. Comunque ragione. E come disse Totò, cioè, c'è una carta, c'è carta bianca, pensa che cosa ci vuole fare. Ma la differenza per esempio con i buoni pasto che è previsti dai contratti di lavoro che... Dunque, i buoni pasto è sempre, sono sempre euro. Sì, certo. Sono sempre euro. Questi invece non sono convertibili in euro, io questi non li posso cambiare in euro. Quindi è un circuito totalmente diverso di quello che non è conteggiato normalmente. La ricchezza. Perfetto. E quindi è quella diminuzione di prezzo. Io quando faccio di 100, che è il prezzo della merce che io vendo, ne prendo 80 e 20 shekel, questi 20 shekel non mi vanno nella massa imponibile. E cosa che invece, come? Anche pasto fino a 5,20. Sono convertibili, vanno messi in bilancio, cioè è moneta a tutti gli effetti. E quindi se noi ovviamente facessimo, è una legislazione particolare quella di buoni pasto, quindi anche lì non potremmo emettere e regalare buoni pasto, ecco, tanto per intendersi. Le domande le facciamo al microfono, per favore. Vorrebbe capire perché avete scelto questa opzione invece di favorire dei comportamenti virtuosi nel territorio verso l'acquisto della frutta e della verdura locale. Perfetto. Cioè, perché si è pensato ad una cosa così complicata? Poi non mi è neanche chiaro perché si è partito dalla constatazione sull'euro, che non condivido, ma questo non è importante, per poi passare alla promozione di comportamenti virtuosi sul territorio, di acquisto. Allora, non è chiaro il passaggio. Il problema delle buone pratiche. Le buone pratiche rappresentano una minoranza. Cioè, nel senso, le buone pratiche ce n'è tantissime in Italia. Sono minoranza pratiche. Anche perché non c'è educazione alla... Perfetto, è un problema culturale. Perché è un problema culturale? Un problema allora, culturale. Perché si parte da un problema culturale per poi passare ad una struttura così complessa come quella che accompagna poi... Questa non è una struttura complessa, ma è una struttura semplicissima. È la rappresentazione della diminuzione di prezzo. Quindi è forse concettualmente difficile all'inizio entrare nell'ordine di idee. Nell'ordine di idee è difficile entrare su questa logica. A livello fiscale non vengono conteggiate, signore. No, perché ho ripetuto prima, da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate ci abbiamo avuto una ispezione. L'ispezione ha rilevato che questi sono degli abboni attivi o passivi a seconda che si ricevano o si diano, si offrono. Non sono convertibili e non c'è la certezza di ottenerne a propria volta. Quindi quello su cui noi lavoriamo è sulla costruzione di un circuito che li accetti. È una convenzione, cioè il valore della moneta come il valore di questa è data dalla convenzione fra me e voi. Se noi gli diamo un valore, questo è un valore. Se invece il valore oggettivamente non viene riconosciuto, chiaramente questo è un valore imposto dalla legge, per cui ha un senso e un significato totalmente diverso da questa convenzione, che è puramente libera di essere accettata o meno. Ma scusi, a livello macro, qualcosa a che fare qualcosa a che fare con il discorso di un'altra misurazione del benessere oltre a PIL? Questo comporta anche poi tutta una serie di conseguenze, perché quando si comincia a lavorare sulle economie locali si comincia anche a vedere il benessere realmente che si produce, e quindi avere un impatto diretto non tanto su quello che è il prodotto interno lordo o anche di infelicità lorda, perché nel PIL e nel conteggio del PIL entrano tutta una serie di disastri, più disastri c'è più il PIL cresce, per cui c'è una contraddizione di fondo, per cui c'è l'indice di benessere che attualmente sta prendendo piede, per cui anche ci sono molti economisti che oggi sostengono di abbandonare il PIL per arrivare a una
quantificazione del benessere generalizzato. Ovviamente questo è contrario con l'economia finanziarizzata di oggi, per cui bisognerà ritornare un passo indietro per riequilibrare un pochino e rivedere un pochino quelle che sono le priorità di un'economia. L'economia deve, c'è una frase interessante di un nativo americano che ha definito l'economia quella cosa che serve per dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Certo, quindi se tu hai bisogno di questo l'economia te lo deve dare. Allora, vi ripeto, questo è solamente lo strumento che dà potere di acquisto in più e aggancia al territorio la ricchezza, perché se io non lo voglio perdere lo devo riutilizzare, riutilizzandolo porto dietro anche gli euro di volta in volta. Oltre a questo c'è un lavoro sui meccanismi che naturalmente e anche culturali che oggi ci impongono di andare a fare la spesa una volta alla settimana alla grande distribuzione, magari anche la domenica, cioè tutte quelle cose che naturalmente sono indotte da un 40 anni ormai di pubblicità che ci ha condizionato fortemente, perché ci sono dei poteri in gioco molto molto pesanti. E allora bisogna reiniziare a lavorare su alcune sovranità che secondo noi sono importanti, la sovranità monetaria, che è quella sul mezzo di scambio, la sovranità alimentare, quindi ovviamente se oggi per esempio ci chiudessero il rubinetto delle importazioni, il 70% dei beni che noi oggi troviamo non ci sarebbe più, perché oggi si è persa anche la possibilità di produrli in loco, e quindi dovremmo ricostruire tutta una filiera produttiva che oggi è solamente molto minimizzata e ridotta agli minimi termini proprio dai meccanismi economici che sono intercorsi in questi anni. E quindi lavorare sulla coscienza di naturalmente che il cibo di qualità è un cibo che deve essere sulle tavole di tutti, e quindi perché il cibo biologico deve costare di più, e quindi noi dovremmo lavorare sulle filiere produttive per abbassare i prezzi al consumo del cibo di qualità e alzare i redditi dei produttori. Il cibo di qualità è anche la prima prevenzione sulla salute. Ci sono addirittura dei medici, l'Istituto Tumori di Milano, che lavora addirittura per la cura del cancro con l'alimentazione, e quindi bisogna, se noi siamo quello che mangiamo oggi, probabilmente ci avremmo da rivedere tante cose. Da lì poi passiamo ai trasporti, e dai trasporti alla razionalizzazione quindi dei trasporti. Molti dei trasporti che facciamo sono aria, il 50% dei camion vanno all'andata, vanno pieni e tornano vuoti, quindi razionalizzare i trasporti entro i 50 km, che sono le distanze percorse dalle merci, significa razionalizzare dei comportamenti e anche dei flussi di merci. Da lì ovviamente si parte, si continua lavorando sull'edilizia, che deve essere un'edilizia ecosostenibile, deve essere un'edilizia che in classe A+, in classe A+ energetica. Noi invece oggi abbiamo delle abitazioni che sono di cartone, sostanzialmente la casa dei tre porcellini è simile a quelle che oggi ci vendono le imprese di costruzione. Quindi dovremmo rielaborare tutta una serie di azioni che comportano anche gli stili di vita. Allora, poiché molti lo fanno volontariamente, e è una percentuale però purtroppo ancora bassa dei consapevoli, allora bisogna lavorare anche con chi non è consapevole, e chi non è consapevole sposta la maggior quantità di ricchezza, per cui noi dovremmo lavorare su comportamenti automatici. Quindi io offro lo check gratuitamente, e solamente il fatto di usarlo, nel circuito ovviamente di chi lo accetta,
è un atto che comunque comporta un benessere anche indiretto. Poi piano piano si lavorerà sulle scuole, si lavorerà sul creare anche quel substrato culturale che è importantissimo per qualsiasi tipo di cambiamento. Allora, volevo fare una domanda. Questo potere di acquisto di questa moneta, che insomma può essere una convenzione, può essere i soldi del Monopoli, ci mettiamo d'accordo tra noi e diventa ha una, diciamo, pezzatura, cioè ha un... Sì, e quindi ci sono varie pezzature. Sono cartacei, questo per esempio è mezzo shekel. Perfetto. Mezzo shekel, sono 50 centesimi. Quindi in qualche modo vuol dire che aumenta all'aumentare di queste pezzature, cioè più si hanno questi shekel più uno ha un potere. Ecco. Allora io quello che volevo chiedere è chi è che fabbrica questi shekel? Cioè chi è che dà garanzia che uno non se li fabbrica a casa e che quindi in qualche modo... Giustissimo. È la comunità, di chi usa i shekel. La comunità si chiama Arcipelago Shekel, che è l'associazione, per cui la comunità stessa deciderà quanti shekel, deciderà se sono troppi, se sono pochi, se vanno dati di più, con quale con quale cadenza. Noi vorremmo arrivare una volta... Adesso ne diamo 100 all'iscrizione in maniera gratuita a chi si iscrive, e però vorremmo arrivare, una volta che c'è un circuito abbastanza ampio, a darne 100 al mese, in maniera tale da arrivare in fondo all'anno ed avere uno stipendio in più che può integrare gli euro che noi percepiamo, e quindi allargare il potere di acquisto di quegli euro che percepiamo. Allargando il potere di acquisto non facciamo altro che alimentare anche i circuiti virtuosi locali, e quindi ricreare il senso di comunità. Molte di quello che dicevi tu rispetto alla qualità della vita nelle periferie riguarda proprio la mancanza del fatto che le persone sono sempre più sole, lasciate da sole, e nel momento in cui hanno bisogno, necessità, ovviamente non interviene la comunità, ma sono relegate al dramma personale che devono vivere da sole. Questo sì, è un percorso che noi dobbiamo fare per riacquisire il potere anche della comunità stessa. Noi ti ringraziamo tanto, perché ci saranno anche molti altri interventi. Credo che rimarremo in contatto anche con un altro attraverso la rete Tutino, e ci cerchiamo che noi stessi di stendere un po' meglio la cosa. Però, benissimo. Penso poi che ci sia una soglia anche su questa, oltre la quale non si può pagare il cielo, no? Ma diciamo che, chiudo con questo, sì, diciamo che per le attività che hanno partita IVA normalmente io dico questo: sostituiamo la parola sconto alla parola accettazione shekel, per cui possiamo andare da un 10 a un 20 a un 30% normalmente, ma possiamo anche arrivare in determinati periodi dell'anno anche a un 40-60%. Questo dipende ovviamente dalle mele. Ci sono le rimanenze di magazzino che possono andare tutto l'anno al 50%, mentre le merci normali possono andare al 20%. Questo non importa, sapete che ci sono delle normative sui saldi. In questo caso non c'è nemmeno normativa sull'accettazione di shekel, quindi si può accettare shekel liberamente. Se c'è una soglia per le attività che hanno partita IVA e quindi obblighi fiscali, fra i privati l'accettazione ovviamente può arrivare anche al 100%, e quindi si può incentivare i servizi occasionali dati dai privati o la vendita di beni usati anche ad alta percentuale di shekel fino ad arrivare al 100%. Chiudo dicendo che siamo attualmente intorno ai 23.000 associati, circa quasi 4.000 aziende che accettano shekel. Siamo dal Friuli alla Sicilia, praticamente in 12 regioni. Ci sono comuni come il comune di Parma, la sesta circoscrizione di Torino, il quarto municipio, ex quarto, oggi terzo municipio di Roma. Il comune di Avezzano, il comune di Oriolo Romano, cioè tanti comuni che si stanno avvicinando all'adozione, al supporto di questo strumento, che naturalmente
agevola le piccole imprese, piccole e medie imprese, e aiuta ovviamente anche i piccoli comuni, i comuni, come vedete anche il terzo municipio non tanto piccolo, e tra l'altro sarebbe interessante cominciare a lavorare in maniera globale con un comune importante, proprio perché a quel punto si potrebbero mettere in piedi tantissimi progetti che non farebbero altro che ricostruire il senso di comunità e anche l'economia di questo paese, che è abbastanza disastrata oggi. Grazie. Ma fai girare per avere no? Familiarità. Poi posso la domanda ultima? Scusami Luigi, la domanda ultima sul volo? Ma no, perché è un po' curiosa la cosa, collegandomi a ciò che diceva Gianni, lo shake farsi. Ma in teoria se uno fabbricasse shake farsi oppure un lit che durante l'associazione, proprio per la sua natura non convertibile in litera, non sarebbe nessun problema. Diciamo questo, noi lo trattiamo come se fosse la solidarietà, questa è solidarietà, cioè io offro solidarietà al consumatore e lui mi premia venendo da me, non andando dalla multinazionale. Chiaramente se io dovessi falsificare gli shake, andando gli shake in parallelo con gli euro, dovrei falsificare anche gli euro. Se io mi falsifico 1 milione di shake, dovrei falsificarmi 10 milioni di euro. Quindi insomma non sarebbe molto conveniente per il falsario. Oltre a questo è un fatto diciamo di convenzione. Se c'è una comunità, la comunità diciamo si autotutela, e è molto facile prevenire delle truffe eventualmente. E quindi mi puoi truffare una volta, ma poi la comunità ti sanziona mettendoti ovviamente ai margini, no? Essendo una cosa soprattutto fiduciaria, la fiducia ovviamente una volta che viene usurpata non viene data più. Grazie a voi.